Radio Bruno abbiamo qui Arisa che partecipa al Festival della Canzone Italiana con un pezzo che si intitola Potevi fare di più, una canzone assolutamente emozionante. È proprio quello che volevo fare, cioè cantare una storia che fosse mia ma appartenesse a tutti, perché bisogna trovare la forza di essere vicini anche soprattutto nelle difficoltà e avere dato che noi abbiamo il dono della comunicazione, tra virgolette, perché sai quanta gente inascoltata che c'è nel mondo, no? Quindi quando nella vita ti viene dato il privilegio che la tua voce venga ascoltata, è giusto che tu racconti di te ma parli anche degli altri e che indichi una strada che magari per te è stata utile. Tra l'altro Gigi D'Alessio, appunto Arisa, ti ha cucito un vestito musicale proprio addosso. È stato molto generoso. Guarda, Gigi è una persona molto generosa, è un grande signore e gli auguro tutto il meglio per la sua vita, perché merita davvero tanto. Allora, parliamo di te e Sanremo. Allora, grande consacrazione, Sanremo Giovani, vittoria appunto nei Big. Hai anche presentato e ieri hai cantato anche senza il pubblico in sala. Davvero a 360 gradi hai vissuto Sanremo in questi anni. Sì, devo dire che io sono stata sempre particolarmente fan di questa manifestazione, perché io mi sento profondamente italiana e sono molto orgogliosa di essere italiana. Quindi per me saremo un po' come i mondiali, l'ho già detto mille altre volte, però lo ripeto sempre perché è un momento di aggregazione in cui tutta la famiglia dimentica tutte le problematiche e comunque si dedica a questo avvenimento ascoltando le canzoni. Per esempio a casa mia era così, noi da quando usciva il TV su di 6 canzoni, il giornale, era iniziato Sanremo e la cosa che facevamo io, mia madre, mio padre e mie sorelle era leggere le canzoni ad una, immaginare le melodie e poi vedere se ci avevamo azzeccato durante il festival, seguire col ditino, insomma è sempre stata una cosa che mi ricorda tanto la mia famiglia, insomma la mia infanzia, che io vorrei sempre ritornare un po' bambina, lo so però che non è un pensiero sano, però io ero così felice. No, ma guarda, invece a proposito di quello che dicevi, io sbirciavo sempre e tuttora sbircio la curiosità che riguarda voi cantanti, ma ce n'è una che vuoi dire solo a noi di Radio Bruno, che ancora non abbiamo scoperto di te? Guarda, la curiosità che ti posso dire è che io sono una ritardataria e mi dimentico tutto. Va bene. E ho trovato un fidanzato che è esattamente come me, quindi le persone che prima dovevano badare solo alle cose che perdo io, che perdevo io, adesso devono badare anche alle cose che perde il mio fidanzato. E il pass l'ho perduto già 3 volte, me l'hanno già rifatto 3 volte per entrare a Sanremo, qualche volta mi lasciano fuori. Assolutamente non si può senza Risa, anche perché nella serata di giovedì, ma tu vuoi proprio farci emozionare, cioè quando di Pino Daniele. Bellissima. Cioè, io solo a parlarne, guarda, veramente, pelle d'oca, è quasi, perché è una canzone meravigliosa, stupenda, proprio sì. L'amore, il sentimento. È una canzone che ha a che vedere, naturalmente, la canzone di Pino Daniele, ma che ci ricorda anche tanto Massimo Troisi, che è stato veramente un beniamino di tutta la gente semplice, a cui naturalmente io appartengo, quindi non può che essere un beniamino anche per me. Allora, in questo Sanremo, il messaggio più bello che hai ricevuto, sappiamo che comunque sei molto amica di Cristiano Malgioglio, si è fatto sentire, qualche sì. Altro artista, Gigi stesso, Gigi D'Alessio. Gigi mi ha mandato 50 rose rosse. Ah, vabbè, è un signore incredibile. Cristiano non l'ho sentito perché adesso è un po' arrabbiato con me, perché dovevo fare una canzone con lui, ho avuto il lascio passare dalla casa discografica proprio sotto Sanremo e poi non ho avuto tempo perché ci stiamo preparando e lui penso si sia un po' arrabbiato, ma spero che gli passi. Ma dai, gli passerà sicuramente, capirà. Hai detto che fin dall'infanzia hai sempre adorato Mariah Carey e la canzone che hai portato al festival molto ricorda quelle sonorità, quelle note incredibili, diciamo, che soltanto un po' Michael tu... Jackson, anche. Mariah Carey, sai, per esempio, non so se tu hai mai ascoltato quel brano che si chiama Gone Too Soon in Black or White. Sì. Che ha tutte queste atmosfere un po' sognanti, un po' avvolgenti. A me sembra che questo brano, scritto da
Parigi è arrangiato da Adriano Penino sia un po' così, sia un soffio delicato che esprima proprio il valore di un sentimento intimo, tanto non lo so, tanto doloroso quanto femminile, ma di liberazione. Sai quando una donna prende una decisione che gli costa, però che le permette in un certo senso di alzare l'asticella? È così. È proprio così. Allora noi, Arisa, ti ringraziamo, ti salutiamo e grazie da parte di tutto il pubblico di Radio Bruno di essere stata con noi. Volevo dirti, cara Geo, e a tutti voi di Radio Bruno, io so che voi ci sostenete tantissimo, che sostenete tantissimo la musica italiana, che sostenete tantissimo il festival. Io voglio ringraziarvi dal profondo del cuore. Arisa, aspetta, regia, inquadratemi, grazie. A nome di tutti noi mi sto inchinando per te, ma grazie. No, tesoro, Geo, è vero, perché le cose vanno riconosciute, voi siete proprio bravi, grazie di cuore. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.